Con Laura Convertini di Futuro Insieme, siamo a Castiglionfibocchi, si sta avvicinando questa data del referendum, voi siete per il no, perché? Siamo per il no perché in realtà questa fusione secondo noi non ha le caratteristiche per funzionare nel tempo. Non siamo stati contrari alla fusione come principio generale, ma esclusivamente perché secondo noi, a noi non convince il partner e le prospettive future di questa fusione. Pensiamo che ci saranno dei problemi nella gestione di due territori, di due realtà che sono diverse amministrativamente, e quindi la gestione di questa senza un piano su cui basare questa fusione, secondo noi nel tempo crollerà. Quindi siamo contrari perché anche il nostro territorio perderà di personalità giuridica non avendo più niente di riferimento, perché mancherà il comune, anche se vi sarà un municipio che sarà qui ma non avrà la stessa funzione di un comune, perde la storia di questo territorio che negli anni si è costruita, quindi sono tante motivazioni, tanti perché, tante domande che noi ci siamo posti a cui ad oggi non abbiamo delle risposte chiare che ci fanno protendere per il sì. Perché votare sì? Perché la nostra è una proposta di buona amministrazione, che parte da un'esperienza di questi ultimi 5 anni che ci ha visti costretti, obbligati a portare le funzioni fuori dal comune con i disagi che per fortuna non hanno sopportato i cittadini, i quali probabilmente non se ne sono manco accorti. E tuttavia però le condizioni di contesto generale da una parte e le condizioni di contesto del nostro comune, che come tutte le piccole comunità ormai arranca anche sui servizi principali, ha necessità di trovare una dimensione più grande dal punto di vista sia del territorio sia dal punto di vista dei cittadini, affinché la spesa possa distribuirsi meglio, perché attualmente abbiamo una spesa pro capite molto elevata e quindi occorre abbattere questa spesa elevata e occorre riprendersi quelle funzioni e quelle autonomie che la legge ci ha tolto obbligandoci ad andare nell'Unione dei Comuni. Votando sì, il comune ridiventa autonomo, ridiventa un comune più forte, ridiventa un comune con più abitanti e non è male se approfitta anche di una serie di incentivi che lo Stato e la Regione mettono a disposizione dei comuni che si fondono, che sono importantissimi perché danno la possibilità finalmente all'interno di quella proposta di buona amministrazione di avere le risorse per mettere a punto e realizzare progetti che con le attuali risorse non potremmo mai affrontare.